esploriamo un mondo diverso, il mondo delle moto enduro, e lo facciamo con Thomas Oldrati, un campione del mondo, campione europeo, campione italiano naturalmente, che ha portato prestigio sicuramente al movimento, un bergamasco che eccelle in questa specialità. Grazie Thomas per essere venuto a raccontarci non solo la tua vita sportiva, ma a presentarci questa disciplina che è molto molto particolare. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Sì, sicuramente è uno sport, diciamo, un po' di nicchia, non conosciutissimo, anche se nella nostra zona, soprattutto nella Bergamasca, ha sfornato tanti, tanti campioni, soprattutto nel passato, quindi è uno sport che nelle nostre zone comunque è molto praticato. E niente, la mia passione è stata tramandata da mio padre. Ecco, raccontaci un po' come nasce un pilota enduro. Ma per quanto riguarda la mia storia, la moto diciamo che l'ho un po' acquisita nel DNA da mio papà. Anche lui ha praticato e ha corso anche a buoni livelli, vincendo un paio di campionati italiani nella vecchia regolarità. Prima una volta si chiamava così e adesso è diventato l'enduro nella nuova generazione. Ecco, quindi la passione è arrivata da lui. Ho iniziato all'età di 5 anni con le mini moto Ho iniziato a fare le gare a 8 e poi da lì via via. Ho iniziato a dire la verità col mini cross e il cross. Poi a 14 anni ho provato a cambiare disciplina, ecco, a provare l'enduro. Mi è piaciuto e sono iniziati i buoni risultati e da lì ho iniziato a. Ecco, diciamo pure, è una disciplina molto dura. Sicuramente, quando parli con uno che non ha mai provato una moto da cross, da enduro, che comunque sono molto simili, pensano che andare in moto, vabbè, dai, sali sulla moto e acceleri, ma non è proprio così, è uno sport veramente tosto, fisico. Bisogna pensare che una gara di campionato italiano o del mondo di enduro dura dalle 7 alle 8 ore per 2 giorni, con un'ora e mezza di prove speciali cronometrate, quindi sicuramente una specialità che richiede molto impegno, molto allenamento fisico e soprattutto tanta concentrazione. Per la vita sportiva di Thomas Oldrati, la svolta è arrivata, se ben ricordo, nel 2008, dopo aver vinto a livello juniores anche il mondiale, la chiamata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Sì, diciamo che nel 2006, quando ho iniziato a correre, diciamo, nelle categorie un po' maggiori, con la 125, ho iniziato con l'Husqvarna, con il team Mucci, che era un team della Valseriana, e lì ho vinto subito il primo anno il campionato europeo junior, e poi l'anno dopo, diciamo che sono entrato in uno dei top team al mondo, che è la KTM Farioli, che è qua di Bergamo, dove sono rimasto per 7 anni, e da lì ho iniziato a fare dei buoni risultati vincendo il campionato del mondo junior, e da lì è arrivata anche la chiamata dal gruppo sportivo delle Fiamme Oro, della polizia, e qui sono entrato dal fine 2008, inizio 2009, e sicuramente quello è stato un bel traguardo. Insomma, una sequenza lodevole di podi, tutti molto prestigiosi. Quest'anno, 2022, si chiude con un secondo posto a livello mondiale. Sì, abbiamo appena corso la 6 giorni, che è il campionato del mondo a squadre, che è una cosa a parte dal campionato del mondo individuale. Vinto l'anno scorso. Vinto l'anno scorso, abbiamo corso in Italia l'anno scorso, la 6 giorni, dopo tantissimi anni che non si correva in Italia la 6 giorni, e abbiamo vinto sia il trofeo junior che noi il trofeo, diciamo, dei grandi, e quindi è stata sicuramente un'annata da incorniciare. Quest'anno siamo andati in Francia con la motivazione di difendere tutti e due i titoli. I ragazzi della Junior ci sono riusciti, noi purtroppo no, però non abbiamo lasciato, diciamo, niente al caso. L'Inghilterra quest'anno aveva qualcosa in più. Noi abbiamo avuto un infortunio il terzo giorno, che Bernardini si è rotto una mano. Da quest'anno erano cambiate anche le regole, non avevamo più uno scarto, perché nel trofeo si corre in 4 piloti, e nelle precedenti edizioni ogni giorno il pilota più lento veniva scartato. Quindi diciamo che anche se fossi rimasto in tre si poteva provare a vincere. Invece quest'anno bisognava completare la gara tutti. Bernardini è stato molto bravo, perché con una mano rotta ha corso per 4 giorni, e
e ce l'abbiamo fatta alla fine a spuntarla per mezzo secondo sulla Spagna l'ultimo giorno. Questo dice lungo sullo spirito del pilota enduro, insomma. Sì, devo dire che non mi piace mai paragonare a altri sport, però delle volte vedo grosse scenate in altri sport per poco. Diciamo che il motocrossista o l'endurista nello sport singolo devi un po' togliere gli attributi ogni tanto. Ed è arrivato un secondo posto che rende merito e prestigio all'intero movimento. Sì, è stato un ottimo secondo posto. Che parliamo di competizione a squadre, naturalmente. Sì, a squadre. Per quanto riguarda invece il mio mondiale, non è ancora finito, manca ancora una giornata in Germania a metà ottobre. E niente, in questo momento sono al secondo posto. E Andrea Verona, che è un altro italiano molto forte, che in questi ultimi anni mi sono combattuto. È l'antagonista per antonomasia, insomma, sì, è diventato l'antagonista. Diciamo che Andrea è molto giovane, però è cresciuto molto velocemente, ha vinto 5 mondiali consecutivi, quindi devo solo fargli i complimenti. Nella penultima gara in Slovacchia abbiamo fatto una vittoria a testa, però c'ha veramente qualcosa in più e è molto veloce. Chi ci vede e ci ascolta si chiede, ma come deve essere una moto enduro? Immagino maneggevolezza, immagino affidabilità, immagino che si debba essere in grado poi di, come dire, dominarla. Sì, diciamo che la moto da enduro è molto simile a una moto da cross, ecco. Quello è, adesso sono arrivati a un livello comunque abbastanza simile, però ovviamente hai detto bene, i punti di forza di una moto da fuoristrada è la leggerezza e soprattutto le sospensioni. Nel motocross conta molto di più anche la prestazione, diciamo, pura del motore, perché comunque c'è anche una partenza dove si parte tutti insieme e già lì chi parte davanti è molto più avvantaggiato, è già fatto, diciamo, metà dell'opera della manche. Invece l'enduro, la moto va gestita in diverse situazioni, magari nei sassi, nella mulattiera brutta, nelle radici, nella gara bagnata, quindi il motore deve essere molto più potente ugualmente, ma molto più gestibile. Una curiosità tecnica, si fa ovviamente una perlustrazione del percorso che può mutare in funzione delle condizioni meteo, piove, ecco, in quel caso come ci si regola? Ma allora sì, l'enduro, diciamo che si entra, le prove speciali della gara si possono solo visionare a piedi i giorni precedenti la gara, quindi uno deve un po' Memorizzare e riuscire un po' anche a capire come potrebbero diventare le prove speciali, perché comunque adesso la difficoltà, anni fa, per dire, parlando di gomme, c'era solo, diciamo, una gomma anteriore e posteriore, invece adesso tutto si sta evolvendo, però mette molto in difficoltà, perché tu quando hai scelto una gomma al venerdì, che ci sono le punzonature, la moto viene messa nel parco chiuso, durante la gara fino al sabato sera tu non puoi cambiare i copertoni, quindi se adesso scegli una gomma sbagliata e per caso al sabato piove sei molto penalizzato, perché non è che c'è il pit stop che puoi fermarti e cambiare le gomme, quindi diventa da un lato più interessante, però per i piloti, per i team diventa sempre è un racconto difficile. Molto molto spartano. Ma dietro un pilota di enduro ci sono delle figure di diciamo, supporto, e credo di sapere che sono anche dei fedelissimi. Sì, diciamo che ogni top rider più o meno ha un proprio, possiamo chiamarlo seguidore, che nelle varie prove speciali magari, qui bisognerebbe partire un po' da fare un lungo discorso, però diciamo che magari la gara di enduro si passa 3 volte in questa prova speciale, però il primo passaggio magari alle 9, dopo di me magari passano 200 moto e io torno alle 11. Quindi la prova speciale cambia molto, si può scavare, si può uscire un sasso pericoloso, e quindi è molto importante avere delle persone che prima di entrare ti riferiscano lì com'è, o se no là passa a sinistra, passa a destra, e comunque bisogna fidarsi, perché tu lì arrivi, non è che hai molto tempo per decidere. Ma poi adesso con la tecnologia magari uno entra a piedi prima, fa un piccolo video, una foto, la manda al meccanico, al controllo, che lui ti fa vedere. Ecco, il pilota diciamo enduro che non ha esattamente i box come negli autodromi, no. Ecco. Che cosa succede? Il meccanico, il tecnico? Solitamente sono ex piloti che magari hanno smesso la loro carriera, poi o per un'amicizia particolare o perché li trovi bene, magari vanno a lavorare per varie squadre e poi seguono un pilota in particolare, perché comunque l'esperienza che ha un pilota è difficile che un meccanico possa vedere quella traiettoria come la vediamo magari noi da piloti.
Come vedi l'esperienza, cioè l'esperienza, il futuro meglio del movimento enduro in Italia? Sicuramente l'enduro ha tanti problemi per praticarlo fuori dalle gare, ma devo dire che nelle gare la federazione sta facendo un lavoro ottimo, abbiamo tutti i campionati veramente sempre pieni, vengono chiuse sempre le iscrizioni, si parlano di 300, 400, 500 partenti a gara e quindi cioè, i numeri ci sono. Ovviamente bisognerebbe crescere un po' dal lato, diciamo, media, televisivo, che lì siamo rimasti un po' indietro, anche se la FIM internazionale, adesso hanno cambiato il promoter del mondiale, dopo tanti anni che c'era un francese, anche secondo me era la soluzione giusta, perché magari dopo troppi anni ogni tanto bisogna un po' trovare nuovi stimoli e speriamo che questo nuovo promoter stia lavorando nella direzione giusta per rilanciare un po' questo, per Quando lanciare un po' questo sport, più che Thomas rilanciare. Soldati vede piloti in erba emergere, cosa pensa? Ma innanzitutto io non sono mai stato geloso degli altri che arrivano, è normale, io adesso ho 33 anni, nello sport si arriva e poi si invecchia presto purtroppo. Però i risultati sono ancora buoni, ma quando vedo un giovane crescere sono molto contento. Purtroppo in Italia non ce ne sono moltissimi, abbiamo tanti buoni piloti, però che riescono a fare il passo finale non è facile. Però quando li vedo arrivare sicuramente sono felice, perché i giovani sono il E poi futuro. trovano un maestro come Thomas Soldrati. Prodigo Ma il maestro, sì, dipende. Io di aiuto consigli. sempre volentieri, ovviamente questi sono sport un po' individuali che diciamo che si fa un po' di gruppo, può allenarsi più in base alla zona dove abiti, diciamo, perché diventa un po' complicato. È Però difficile fare sicuramente gruppo in questo sì, senso. perché comunque andiamo a allenarci un po' in base, sai, se io sono di Bergamo, magari sì, c'è tipo Manolo Morettini che corre con la KTM che è giovane, sta crescendo bene, però bisogna continuare a andare avanti. Cosa ha significato entrare nel gruppo Fiamme Oro? Ma sicuramente entrare nel Fiamme Oro in polizia è una bella certezza, quindi è un aiuto, un supporto anche economico importante e ti dà la sicurezza che ogni mese puoi fare quello di lavoro. È uno sport sicuramente non paragonabile al calcio. Se arrivi al top, diciamo, riesci a vivere di solo enduro. Se sei già un po' sotto, fai fatica, quindi la polizia è stata una fortuna, ecco, e sono fiero di farne parte, mi sta aiutando tantissimo e quindi devo solo che ringraziarle. In ultimo chiedo, qual è l'ultimo sogno nel cassetto di Thomas Soldrati? Il sogno del cassetto, diciamo che è vincere un campionato del mondo individuale, perché l'ho vinto da junior, però nelle categorie maggiori mi è sempre scappato, ho finito 2 volte secondo, 3 volte terzo mondiale, ho vinto tante giornate. Però il mondiale individuale mi è scappato 2 anni fa contro Andrea, l'ho giocato fino all'ultima giornata e l'ho perso praticamente per 2 o 3 punti, quindi lì è stata un po' dura da digerire, però questo è il mio sogno e fin quando riesco a correre a questi livelli ci proviamo. Non E sarà bene. facile, però è il sogno. Bene, la nostra speranza e l'augurio è di commentare questo traguardo che speriamo possa arrivare. Va Grazie bene, Thomas grazie. di averci raccontato il mondo dell'enduro. Grazie a voi.